Al muretto dei box della Ferrari non ci sarà più Stefano Domenicali, che questa mattina ha rassegnato le dimissioni da direttore della gestione sportiva della Ferrari in Formula 1. A confermare le indiscrezioni che circolavano è stata la stessa rossa di Maranello in una nota stampa. Domenicali, l'erede di Jean Todt, lascia il cavallino rampante dopo aver trascorso oltre 20 anni nel gruppo di Maranello. Il suo posto verrà preso da Marco Mattiacci, attuale presidente e amministratore delegato della divisione Nord America di Ferrari. Ci sono particolari momenti nella vita professionale di ognuno di noi, ha detto Domenicali, in cui ci vuole il coraggio di prendere decisioni difficili e anche molto sofferte. È ora di attuare un cambiamento importante. Da capo mi assumo la responsabilità, come ho sempre fatto, della situazione che stiamo vivendo. Si tratta di una scelta presa con la volontà di fare qualcosa per dare una scossa al nostro ambiente e per il bene di questo gruppo a cui sono molto legato. Una decisione, quella delle dimissioni di Domenicali, che era nell'aria dopo le recenti dichiarazioni del presidente di Montezemolo, in scia al deludente avvio di stagione della Ferrari.